Precedentemente io ho fatto degli studi alla Scuola del Gambero Rosso di Roma, dopo di ciò ho trovato subito lavoro, sono andata a lavorare da Alice di Viviana Varese a Milano, dopo di ciò a Roma da Roy Caseres, un'altra esperienza a Londra e poi tornata, poi ho aperto un brew pub a Roma, nella capitale, e dopo di ciò sono ritornata a Palermo, ho lavorato all'Osteria dei Vespri per un periodo, poi è nata sempre di più la voglia di aprire un'attività propria, di lavorare in proprio, di mettere a punto le proprie conoscenze al servizio di se stessi e non degli altri. Ci eravamo imbarcati in questa avventura di aprire un'osteria contemporanea in centro storico, in zona Via Loro. Tra l'altro andava molto bene e poi dopo 2 mesi appunto è scoppiata la pandemia. E abbiamo cercato in ogni modo di stare a galla un po' come tutti, non potevamo accedere ai fondi, essendo appunto un'attività nata da poco, da 2 mesi. E abbiamo preso la decisione di chiudere e dopo un breve periodo di riflessione, perché poi è stato alla fine brevissimo, è capitata appunto l'occasione di questo locale che mi è piaciuto molto quando l'ho visto. Ho dettato anche un attimino dalle esigenze che sono cambiate delle persone dopo la pandemia, ho preferito lanciarmi su questa avventura del tapas bar, proponendo appunto queste tapas rivisitate, gourmet, però con un'impronta sempre con ingredienti totalmente locali. È una pazzia, lo so, lo ammettiamo, nel senso è così, però ecco appunto a volte si può, nella diciamo disgrazia fra virgolette, vogliamo cogliere questa occasione come sfida, come opportunità e non come crisi, cioè non la vediamo come una crisi, siamo ottimisti e quindi vogliamo crederci e pensiamo che sia questo il momento giusto per iniziare.